In funzione di come avete lavorato durante la settimana, le ragazze si sono comportate come ti aspettavi? Allora, per quanto riguarda il fondamentale di battuta, sto notando una netta progressione e quindi trasformazione del lavoro che stiamo facendo in palestra. Commettiamo ancora qualche errore, ma ci sta. Le palle cominciano però a viaggiare molto radenti a rete, pertanto anche le squadre avversarie cominciano a subire notevolmente il nostro servizio. Quindi sotto questo aspetto qui direi un notevole passo in avanti. Di riflesso, comunque anche ricezione, a parte in qualche frangente, stiamo migliorando, subiamo molti meno punti diretti, c'è ancora un po' di disordine sulle zone di conflitto sulle quali dovremmo lavorare, ma oggi in particolar modo, a mio vedere, ci sono state due persone che non ha mantenuto le aspettative che avevo e che hanno condizionato i primi due set. Ho cercato di dare fiducia per dare stabilità, diciamo, al gruppo, invece poi sono stato obbligato nel terzo set a cambiare ed è cambiato completamente l'approccio e la voglia di stare in campo. Finalmente ho rivisto il nostro modo di giocare. Con spensieratezza, con allegria, con gioia, con voglia di mettersi in gioco per andare su ogni palla e non preoccuparsi dell'errore. Una richiesta che ho fatto negli spogliatoi è stato quello di resettare sugli errori, di non preoccuparsi. Purtroppo però sia Rossi che Giacomini questa cosa qua oggi l'hanno un po' troppo subita, quindi sono state troppo sottotono. Da sottolineare molto positivamente Tomasi che ha fatto 14 punti, come 17 punti, non ricordo quanti punti, 13. 13 punti come centro in 4 set, che è notevole, soprattutto con Di Giulio che ha forzato un po' di più il gioco in centro. Poi ho tenuto fuori inizialmente Marinoni sempre per il problema che ha al ginocchio, dopodiché ho provato a mettere un attimo nel secondo set per vedere un po' se riusciva a darci una spinta e poi vabbè, ho cambiato del tutto, ho spostato Sonia come opposto, ho messo dentro Marinoni come lato con Jokovic e quindi da lì la squadra ha cambiato atteggiamento. Il quarto set, bisogna dire che loro sono state molto più esperte, avevano una buona variabilità di colpo, sbagliavano molto poco e la differenza sono stati un po' i nostri errori. Quindi il risultato rispecchia l'andamento della partita, per quanto riguarda noi. Quindi sono contento a metà di quello che abbiamo fatto. Ora voglio vedere domani mattina se riusciamo a resettare un po' la prestazione, soprattutto da parte di Rossi e Giacomini, nella speranza di rivederle gioire mentre giocano.